Un saluto a tutti e ben ritrovati nel World 125 nuovamente su Europa Universalis 4, la nostra campagna con le palanche genovesi, che stavano nello scorso episodio distruggendo a destra e a manca la Provenza e il suo alleato toscano. Adesso qua l'assedio dovrebbe arrivare a una conclusione abbastanza rapida e indolore. Tecnologia militare che prendo per non rimanere indietro con le cose. Gallop, prendiamo Reformed Terror, anzi prendiamo gli Highlander. Prendiamo gli Highlander. E nulla, venivamo attaccati nelle colonie, cosa che a noi interessa relativamente, perché tanto questi adesso le buscano in patria. E va bene così. Adesso l'assedio di Messina è finito. Ma se adesso prendo la flotta e ti blocco, vabbè, lasciamo stare, dai. Non ci interessa più di tanto. Ok, abbiamo finito la serie di Firenze. Dammi... No, dammi 2000 uomini, anzi 1000 bastano. E proseguiamo verso Napoli. Mentre tu occupi tutta la suddetta costa. Ok, la Toscana è già low, quindi... Toscana low, e tutti questi assedi che hanno fatto loro cadono nel nulla. Cadono totalmente nel nulla. Ok, guadagniamo anche un sacco di soldini, perché abbiamo meno mercenari, ovviamente. Prima avevamo 30 e qualcosa, adesso ne abbiamo molti meno. Qua cosa siete voi? Ah, voi siete i miei brigantini che bastano avanzano. Vieni ad Arezzo. Ok, meno 43%, non importa. Alto, perché sei ad alto adesso? Cos'è che ti dà entusiasmo così alto da dire wow, voglio combattere? Boh. Siete davvero dei mendicanti. Siete dei mendicanti stranieri per di più. Qua abbiamo già rotto le mura. Ok, nel 36 prendiamo qua, togliti di torno. La Toscana è a low. La Toscana sei a low. Ah, solo Firenze possiamo prendergli. Solo Firenze possiamo prendergli, non anche Arezzo. Però adesso io ti voglio anche tutti i tuoi soldi, ovviamente, perché... Perché why not, dico io. Mandiamolo al Papa. Ok, questa sera dovrebbe finire molto in fretta. Dai Toscana, tu devi... Devi accettare quanto ti chiedo, perché... Sarebbe il caso che... Ah, vabbè, ci hanno fatto fuori quei tizi laggiù. Allora, facciamo fuori la Toscana. Dai, Toscana, accetta le mie condizioni. Bene, ci dai tutti i tuoi denari. No, non voglio che annulli la tua pace. Ok, mi basta Firenze. Prima nazionalizziamola. Quindi, mandiamo le nostre truppe ad Anjou. Perché non posso andare là? Qual è il problema? La Francia non mi dà il passaggio. Tra l'altro la Francia c'ho relazioni brutte. C'ho relazioni pessime. Mandiamo le nostre truppe. Dai, ma perché non può... L'armata di Firenze. Ah, perché devo chiedere il passaggio a loro di nuovo. Devo chiedergli il passaggio. Vai, adesso puoi andare. Ok. Allora, andiamo a togliergli tutto quello che c'è da togliergli. Andiamo a Poitou. Allora, io voglio Durignan e la Provenza. 45%, ci siamo quasi. Quando andremo ad assediargli tutti i loro territori sarà fatta. Sarà cosa buona e giusta. Mentre
Anch'io posso convertire anche questo quest'altro territorio. Abbiamo tre, ah, guadagniamo così tanto perché abbiamo tre. Abbiamo tre tizi qua che non fanno nulla. Terre australi. Chi è? Chi è che ha... Ah, la Francia. Minchia, la Francia che si è presa tutta la... Minchia, la Francia è andata a coloniare. È andata strong questa partita. Francis Strong. Mandiamolo lì uno. Qua voglio attaccare poi la Malacca. Minchia, la Francia sta partita è strong. La Francia sta partita è strong. Prendiamo un broker, un militare. Vabbè, tanto se ne occuperanno loro di distruggerli, se no... Sai quanto mi interessa a me di quei ribelli lì. Li vado a prendere dopo e pace. Ok, qua iniziamo... Perché è morto il generale qua? Ah, perché era il generale dell'armata... Di quella... Vabbè, fa lo stesso. Però sei a basso ma non accetti le mie richieste, quindi no. Io voglio la Provenza, amico mio. Io esigo la Provence. Aix-en-Provence. Io la esigo. Provenza, allora. Ti posso creare un nuovo esercito, select this unit, ti do il leader. E vai a fare l'assedio con lui. Tanto abbiamo un bel po' di... Abbiamo lo... Possiamo scegliere una nuova... Che ci dà yearly absolutismo più uno. Questo mi piace. L'assolutismo... Chi è che è entrato in una coalizione? Austria e Ungheria, addirittura. Austria e Ungheria nella coalizione. Che paura. Beh, oddio, Mamelucchi, Austria e Ungheria potrebbe essere un problema. Però c'ho il Commonwealth che mi vuole bene, vero? Ah, miglioriamo le relazioni col Commonwealth. Improve relation. Confirm. E miglioriamo i favori per aumentare la fiducia. Poi miglioriamo anche le relazioni con la Francia, già che ci siamo. Miglioriamo anche le relazioni con la Francia, perché questo ci porterà un po' di aggressive expansion. Ma che ce ne frega noi dell'aggressive expansion? Cosa sarà mai l'aggressive expansion per noi? Cosa sarà mai? Tu ci vuoi bene o vorresti un'alleanza? Non la vorresti subito, ma la vorresti. Demande, la la la. Seriamente vuoi fare tutto sto casino tu? Dai, su. Non rompere i coglioni. Ma non ci penso nemmeno. Anju è finito. Andiamo dritti per l'assedio del... di Brest. Brest Litovsk. Ops, c'è solo 10.000 uomini lì, mi dicono. Ne hai solo 10.000 e morirai molto male. Boom. Boom, boom, boom. La Provenza non c'è più. Ok. Vogliono dei condottieri? No, no, grazie, non ne ho bisogno. No tanks, no tanks. Ma che cacchio di missioni? Ho delle truppe in territorio straniero. Oh sì, c'ho 1.000 uomini lì. Excuse me! Dovresti mollare l'osso, molla l'osso, molla l'osso. Molla l'osso, molla l'osso. Ah, volevo migliorare anche le relazioni con la Francia. Improve relation, confirm. Parapapapapapapa.
Oh no, Nicaragua. Dai, su, accetta le mie richieste. Per 11, mica devo davvero assediarti tutto. Cioè, seriamente? Seriamente? Una coalizione abbastanza numerosa, folta. Dimmi che c'è un livello 2 o quantomeno uno veneziano, dai. Veneziano. Ok. Ok, possiamo fare le università. Adesso possiamo costruire altre università. L'università di Firenze. C'è un'università di Tunisi. L'università di Tunisi è importante, Tunisi. Hai rotto le palle. Perché non molli l'osso? Molla l'osso e ho alla svelta. Abbiamo l'esaurimento di guerra che è ancora alto. Sì, poi andremo a distruggere tutti quei ribelli. Li distruggeremo tutti i ribelli. Oh, finalmente è finito l'assedio di Finisterre. Allora, puoi scegliere, o mi dai questo. Questo sarebbe un buon trampolino. Sarebbe un trampolino di lancio per... per come si chiama, per l'Inghilterra. E fare il... l'obiettivo. Sono molto tentato di farlo. Questo ti faccio annullare le tue alleanze con Svezia e Danimarca. Se ti tolgo questo accetteresti. Rinuncio per un po' alla Provenza, ma quantomeno... quantomeno un trampolino di lancio per l'Inghilterra che mi interessa. Perché non accetti più i soldi? Vaffanculo, stronzo. Va bene così. Rinunciamo alla Provenza. Ok. Allora, voi siete in unità normali. Tornate a casa. Ok, Mameluke hanno lasciato la coalizione. Ok, nazionalizziamo questo, così abbiamo un trampolino di lancio per la Manica, perché il nostro obiettivo è anche andare nella Manica, ovviamente. Quale obiettivo che è migliore se non da là. Ok, bene, bene, bene. Possiamo upgradarci e diventare un impero. Siamo un l'impero genovese! Impero dei tirchi. Tirchi alla riscossa. Tirchi alla riscossa. Tu sei incazzato perché adesso vuoi dei miei territori? Aggressive expansion, wants your promise, Nicoia. Dai, non puoi volermi la mia provincia. Dai, fatti i cazzi tuoi, Francia. Vai a fanculo. Ho elettorato. Vabbè, Trier. Non ci interessa. Allora, cosa posso costruire con tutti questi bei soldini? Trade station? No. Plantation? No. Textile manufacturing, sì. Poi copper, no. Naval equipment, ni. Posso costruire church, upgradarle dove già ce le abbiamo. Più 40% di tax modifier. Infatti devo fare... devo aggiustare un po' di roba. Quante abbiamo di università noi, per curiosità? La stiamo costruendo l'ultima, quindi va bene. Qua fondiamo un'altra trade company che ci manca. Trade company. Va bene. Ligurian Indonesian Trade Company. E direi che ci siamo dentro. Poi
Qua voi ve la state cavando con i ribelli, non tanto. Nentambin. Qua mandiamoci il colono. E adesso mandiamo con molta celerità le nostre truppe. Allora, qua aumentiamo l'autonomia. Vabbè che è già al minimo. Tu qua hai qualche problema di ribellione? Secondo me posso permettermi, con quanto guadagno, una decina di mercenari momentanei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. Andiamo a far pulizia da quelli lì. Ok. Poi abbiamo ancora un colono. Dobbiamo mandarlo là. Voglio una punto di sbarco qua per conquistare i Creek, avere la Louisiana al mio controllo. Andiamo in Nord America anche. Andiamo anche in Nord America. Bene, bene, bene.